Enzo, ti veniamo incontro, scusaci. So che stai... Cioè, vedo proprio che si ammuscia perché non sono il suo tipo. No, è perché sei interista, eh. Il tuo problema è che sei... vivi alla sanità e sei interista. Sì, ognuno deve una ruccia sua. Comunque, cazzo, siamo a 5 punti dal terzo posto. Non diciamo niente. È arrivato anche Pedar, l'altro interista di Cardito. Cioè, dopo che cammina di Luciano, si ammuscia più di prima. No, ma se ne scende da là, è troppo... Penso che succede solo a te, ma come è possibile? Vabbè, in qualche modo si fa. Lasciatemi speranza, voi che vive e partecipazione. Le vecchie foto, le lucine di Natale, l'albero che pende giù. Il volto di stagioni ne narrabili, la musica ribelle dai vinili. E l'11 settembre, il circo sulla E3. Tra le gambe un pomeriggio solo in casa e passano miserie, le partite di pallone non si lasceremo più. E ciao, come stai? Bene, il cinema è già chiuso, ammazzo il tempo accanto ad un quartetto jazz. Ciao, come stai? Bene, tremano le gambe tra i tuoi lividi e la mia disallegria. E lascia stare queste mie lune storte, mi basta solo un'ora al giorno. Fermata già da un anno inneggia la rivoluzione e sconti irripetibili, offerte ineguagliabili nei sacchetti dell'UPIM. E abbasso la politica, la chiesa, i professori, le canzoni americane, poi l'Inter di Ronaldo, i fiori di Beslan. Non ridi più, non ridi più.
Più di quando Nicola come era conduce i problemi che ho, non è più abituato a tenere il microfono alzato. Nicola come era dritto il microfono.